Allora ragazzi, sono Fra di Tio, benvenuto a questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di quel che è stato Backlash 2016. Piccola menzione, primo pay per view praticamente a roster separati. E sì, primo pay per view di SmackDown. E come sempre, prima di addentrarci eccetera nel pay per view, andiamo a vedere quel che è successo nel kickoff. Come sempre nel kickoff non vedo l'ora di accoglierci i nostri amici Renee Young, Booker T, Jerry Lowe e Lita, dove praticamente ci vanno come sempre a reintrodurci nelle rivalità, seppur comunque brevi, perché comunque hanno avuto malapena 2, 3, 4 settimane a esagerare, insomma, per costruire il tutto. E sì, ci ricordano le rivalità, ma la cosa che come sempre mi sento di menzionare è Daniel Bryan, che comunque è a parlare con il buon Apollo Crews, dove Apollo Crews gli ricorda che sì, ha avuto una shot titolata per il titolo intercontinentale, che ha fallito, però si sente un grande wrestler. Daniel Bryan nutre una grandissima stima verso di lui, quindi pensano entrambi che Apollo Crews abbia bisogno di un match almeno per la serata, e semplicemente colui che gli verrà dato è il buon Baron Corbin, e quindi ci sarà un match fra i due nel kickoff. Quindi dopo che il buon Apollo Crews ha accettato e ha definito una bellissima idea il match contro Apollo Crews, comunque già visto ad NXT TakeOver, i due si riaffrontano nel kickoff. Il match non è nulla di che, e sì, vince nuovamente Baron Corbin fra i due. Vince Baron Corbin, e come al solito non è un match bellissimo, praticamente non ha una storyline, anche se vogliamo proprio andarle a spulciare, sì, i due sono stati uno contro l'altro, con Kalisto anche aggiunto, eccetera, per andare a decretare il number one contender al titolo intercontinentale, però non è nulla di che. Vince Baron Corbin grazie a una end of days. Non capisco bene il motivo di far perdere Crews, però se comunque un minimo credono in Corbin e potranno portarlo avanti in futuro da Monster Hill, chissà, questa vittoria comunque non importantissima, comunque nemmeno da buttare, gli servirà sicuramente. Vota al match 6 meno. Ci sono Daniel Bryan e il buon Shane McMahon sul ring, che ci vogliono semplicemente ricordare prima di iniziare il pay per view che questa sera verranno assegnati ben due titoli, se vogliamo tre, comunque i due titoli di coppia di SmackDown, che attualmente sono vacanti, praticamente non hanno un possessore, idem per quello femminile, e nulla, semplicemente da ora in poi si parte col pay per view. Quindi iniziamo Backlash 2016. Il primo match della serata, anche a sorpresa, almeno a mio avviso, vede contrapporsi in un six pack match la buon Alexa Bliss, Carmella, Nikki Bella, Natalia, Becky Lynch e Naomi. E sono sincero, questo match non è lunghissimo come mi aspettavo, non mi aspettavo nemmeno di vederlo come opener del pay per view, però devo dire mi è piaciuta entrambe, anzi entrambe, tutte le sei partecipanti. Ricordo era un match di eliminazione dove chi veniva schienata doveva lasciare la contesa. Si sono comportate bene comunque, mi è piaciuto vedere una Carmella continuare la rivalità con Nikki Bella, e Alexa Bliss sì, non ha fatto troppo, ma non ha fatto, se vogliamo, neanche poco, nonostante non abbia assolutamente brillato. Anzi, bella comunque la manovra in catena fra Carmella e Naomi e Nikki Bella, e soprattutto la cosa da menzionare è che finalmente Becky Lynch è diventata campionessa, anzi la prima campionessa femminile della storia di SmackDown, almeno con il nuovo titolo eccetera, e devo dire nessun altro poteva vincere tranne che lei, quindi è finalmente diventata campionessa. Non vedo l'ora di vedere un suo regno, e torno a dirlo, tutte e sei le partecipanti hanno fatto semplicemente quello che dovevano fare, chi è meno esperta ha fatto meno, chi è più esperta ha fatto più, e la cosa mi è piaciuta, devo dire. Non è una cosa di un ordine assoluto, sapete che vado sempre a citare l'ordine eccetera, però non è nemmeno un match da buttare, perché mi ha comunque intrattenuto, devo dire. E sì, probabilmente ci sono un po', anche se vogliamo, diversi angle, almeno probabili proseguimenti di faida, come ho già citato Carmella e Nikki Bella eccetera, però l'importante è che ora è che Becky Lynch sia la nuova campionessa WWE femminile di SmackDown, e non poteva che non vincere, quindi era la sua occasione. Se non doveva vincere lei proprio, mi sarei buttato su una tra Naomi e Carmella, però doveva vincere Becky Lynch, ha vinto Becky Lynch, vota il match 7-. Gli Usos e gli Ape Bros si contendono la finale per andare ad affrontare Rhyno e Slater, per vedere chi saranno i nuovi campioni di coppia di SmackDown, e sì, gli Usos sono diventati heel. Allora, diciamo che sono una a cui gli Usos ultimamente stavano molto molto annoiando, e un turn heel, come pare sia comunque stato, può, penso, giovarli. Allora, già il cambio di look, l'attitudine proprio da heel, eccetera, non devo dire che la sto disprezzando, anzi, mi stanno
piacciucchiando di più. Gli Usos comunque li ritengo due wrestler talentuosi che comunque avevano annoiato anche per colpa della affibbiamento a Reigns, anzi accostamento a Reigns eccetera, anche perché comunque sono cugini. E per il resto devo dire non stavano assolutamente entusiasmando, anzi erano uguali da 3-4 anni, quindi un turnil comunque ci può stare. Vincono gli Usos rubando pagine di storia dagli campioni di coppia NXT Dash e Dawson, e soprattutto questo lavorare le gambe, andare a cercare quasi l'infortunio, vedi Chad Gable alla gamba, addirittura Ryder comunque cederà dopo una sottomissione comunque continua e degli attacchi continui agli arti inferiori, e veramente sembrava di veder lottare in alcuni momenti Dash e Dawson di NXT, anche se loro, torno a dirlo, sono fantastici Dash e Dawson perché hanno una lettura del pubblico assurda, ma questo è totalmente un altro discorso. Vincono gli Usos, un match che supera comunque i 10 minuti, mi aspettavo relativamente meno perché sì, mi aspettavo una vittoria da parte degli Usos, ma magari mi aspettavo qualche cosina in più. E non è un match fantastico, non è nemmeno brutto, intrattiene, sì, e 6 più se vogliamo. Un po' regalato, però mi do quel più per la fiducia da il eccetera agli Usos, che comunque, seppur magari difficile per loro perché sono molto dei face naturali, hanno fatto bene. Dannazione quanto amo Slater. Slater e Rhino sono nel backstage, vengono intervistati da Renee Young perché comunque gli va ad avvisare: ehi, hanno vinto gli Usos, sarete contro gli Usos. Slater dice in primis di non avere paura perché nessuno può fermare il rinoceronte Rhino, e annuncia di avere, diciamo, il bisogno di andare in bagno. Rhino gli ricorda di essere ancora in diretta e Slater dice: ehi, siamo su WWE Swerve, ovvero una sorta di scherzi a parte se vogliamo proprio estremizzare WWE. E stupido. The Miz mette in palio sul titolo intercontinentale, ovviamente The Miz accompagnato da Maryse contro lo sfidante Dolph Ziggler. Signore e signori, il match della serata. Non era assolutamente una novità sapere che i due avessero una grandissima alchimia, tralasciando la grande amicizia che c'è fra i due. I due hanno sempre fatto, quando si sono trovati contro, grandissimi match, soprattutto in palcoscenici importanti, vedi SummerSlam per esempio, sempre col titolo intercontinentale conteso. Chiusa parentesi. E sono convinto che se questo match fosse stato magari proposto qualche anno fa, i due potevano tranquillamente contendersi il titolo massimo, e questa è la conferma per cui Ziggler è stato talmente amato nel 2013, dove tutti lo volevano campione nel periodo Money in the Bank eccetera. Questa è la conferma perché ha meritato quelle chance, e questa è la conferma perché The Miz è stato protagonista del main event di WrestleMania 27 vincendo. Ha avuto così tanta importanza, ha attualmente una grandissima importanza. The Miz è fantastico con quel titolo, sta facendo un regno mostruoso, e tuona, è fantastico. E The Miz, torna a dirlo, non mi sarei mai aspettato una grandissima collaborazione perfetta così con Maryse. Idem Dolph Ziggler, se si fosse comportato con questa, con questo temperamento, scioglienza se vogliamo, comunque era tranquillo, lo vedevi sul ring, sapeva cosa fare con Dean Ambrose, cosa che non mi è parsa di vedere a SummerSlam. Avremmo avuto sicuramente un match migliore, che comunque a SummerSlam è stato buono, ma questo è davvero un match buono, buonissimo. Secondo me è da 8 il match della serata, anzi forse anche un po' di più di 8. Andiamo a vedere pagine basilari, una Maryse che comunque fa perdere Ziggler, comunque in parte con lo spray eccetera, cose rubate a anni e anni e anni di wrestling fra i manager heel, se così vogliamo. Mi piace paragonarlo, come ha fatto anche il buon Adam, a Mr. Perfect contro Bret Hart, questo match con un titolo intercontinentale in palio. Vedere questi due che si contendono il titolo intercontinentale in una faida così bella, che comunque faida bella adesso è una cosa esagerata, la storyline è stata molto velocemente costruita in modo molto veloce, però il match è stato bellissimo, i due wrestler sono comunque wrestler affermatissimi, e vedere wrestler così contendersi con la cintura gli danno sicuramente un lustro enorme, e veramente il match è stato davvero davvero molto bello da menzionare. Mi è piaciuta tantissimo la powerbomb prima sulle corde, poi in girata di The Miz, la figure four da vedere, è stata veramente una figata. The Miz Hill, sei fantastico. Bray Wyatt contro Randy Orton, storyline che aspetto da praticamente dopo John Cena contro Bray Wyatt, fra le varie storyline rivalità di Wyatt, quindi avevo un hype buono, però non era stata costruita come avrei voluto. Randy Orton non può lottare perché è infortunato, forfè, vince Bray Wyatt, viene annunciato però un no holds barred match contro Kane, dove Wyatt dovrà comunque combattere, e sono sincero,
Non doveva vincere Kane, lo rispetto e tutto, l'ho sempre detto, però è stata una storyline buttata, a mio parere, molto a caso. Perché Kane, mi viene da chiedere, mi viene da chiedere perché non ha vinto Wyatt, magari contro un altro, sempre in un No Holds Barred match potevano metterci un altro contro, che so, esempio Baron Corbin sarebbe stato comunque figo da vedere. Ok, che non è face, eccetera. Apollo Crews contro Wyatt. Però secondo me a Wyatt serviva una vittoria per comunque ok, ha vinto, anzi ha perso in seguito ad un RKO, eccetera, ci può stare. Però la cosa che non ha battuto Kane, magari prima batti Kane, poi subisce l'RKO. Quello era molto più logica come cosa. Però comunque ci sono cose da menzionare a mio parere, perché bella la DDT di Kane sulla sedia, bella la senton di Wyatt dove distrugge il tavolo dei commentatori attaccando ovviamente Kane, disteso sul tavolo, e anche il fatto che Kane prova una Tombstone. È un match comunque non è brutto da vedere, non è che ti annoia, dici che noia, che palle vedere questo match, però semplicemente doveva vincere Wyatt e a Wyatt serve e serviva assolutamente una vittoria. Per il resto, vota al match fatto quasi totalmente a caso. 6 più perché comunque è stato bello vedere la Running Senton, è stato bello vedere una DDT sulla sedia, ok, nulla di speciale, però è bella da vedere. Comunque Randy Orton che comunque zoppicava vistosamente, eccetera. È stata bella la RKO, però sinceramente mi sarei aspettato molto di più e soprattutto una vittoria da parte di Wyatt. Slater e Rhino affrontano gli Usos, valido per i titoli di coppia di SmackDown. E sono sincero, ho pronosticato Slater da quando praticamente è entrato in questa storyline, trovati un partner e vinci il torneo se vuoi un contratto. Perché a quel punto era palese che Slater avesse vinto, anzi, avesse dovuto vincere. Sono sincero. Io attualmente sto guardando SmackDown per un buon 40% per Slater. Mi diverte tantissimo, è un wrestler che ho sempre stimato a livello di carisma e sul ring comunque è molto bravo. Basta pensare che Slater, in quel di NXT, riuscì a zittire niente meno che Y2J Chris Jericho in un promo. Non è assolutamente facile come cosa. Il match è godibile secondo me, ma è godibile perché semplicemente Slater vince. E pensare che Slater ha un titolo e Roman Reigns no è una cosa che fa sorridere. Per il resto non è nulla di che, magari anche leggermente superiore a quello comunque fra gli Hype Bros, forse se vogliamo. Però io in questo match devo dare minimo un 7- perché comunque ha vinto Slater, quindi è di cuore. Rhino è un wrestler che ho sempre stimato, gli Usos come ho già detto sono sono wrestler che comunque ammiro perché comunque fanno sempre buoni match, salvo odio eccetera che molti hanno sempre fatto comunque buoni match gli Usos. E sì, vincono Slater e Rhino. I due poi vengono intervistati e Slater annuncia che non dovrà più vivere in camper e robe simili, in case mobili, ma la cosa è davvero divertente. Slater e Rhino vincono, sono felicissimo. Essendo più, diciamo, più seri, un voto fra 6 e mezzo circa, ma è anche un voto più in alto, quindi un buon 6 e mezzo, eccetera, semplicemente perché sono davvero contento che abbiano vinto Slater e Rhino, soprattutto penso sia veramente una ventata di aria fresca per la divisione, perché nuove coppie comunque, soprattutto così fatte molto a caso, è vero, perché sono stati creati a caso, però inediti e sono belli da vedere, soprattutto adesso che sono campioni, non vedo l'ora di vedere cosa faranno. Dean Ambrose mette in palio il suo titolo di campione WWE contro lo sfidante AJ Styles. Quanti un annetto fa avrebbero scommesso sul fatto che AJ Styles sarebbe stato campione WWE? Non io. Felice per la vittoria di AJ Styles, il match è buono e molti mi diranno: ma come fai a non preferire questo match a quello fra The Miz e Dolph Ziggler? Semplicemente ho preferito l'altro, sono sincero. Non è assolutamente un brutto match, un match comunque da 7,5 o anche più. Dean Ambrose si comporta molto bene, io che elogio Dean Ambrose, è un bel evento comunque, no, salvo scherzi, torno a dire, Ambrose è un buon wrestler, ma non mi piace troppo la gestione. Richiuse le parentesi, e AJ Styles non ha bisogno assolutamente di presentazioni. Penso sia comunque Styles a fare il match, Ambrose lo segue molto durante tutta la contesa, è vero, il match si fa sempre in due, sia chiaro. Vediamo Ambrose fare le sue classiche manovre, come vediamo Styles fare manovre su manovre su manovre, fino a quando non riesce finalmente a mettere a segno la sua Style Clash, dove sì, vince, diventa campione WWE e torna a dirlo, quanti ci avrebbero mai scommesso? Nessuno, penso. Sono davvero felice per la vittoria di Styles. E
è arrivata in un momento in cui ci doveva stare, secondo me, perché attualmente Styles è il vero grande nome, vero grande volto insieme a John Cena di SmackDown. Ambrose ha fatto un lavoro comunque discreto, devo dirlo, ha portato il titolo a SmackDown, gli ha dato importanza, bruttissimo il segmento dove c'era Styles appeso per le parti basse, molto brutto. Però sì, sono veramente contento che AJ Styles abbia vinto, anche qui torno a dirlo come per Slater e Rhino, ventata di aria fresca, non vedo l'ora di vedere, ok, magari ci sarà il rematch fra i due, ma il prossimo feud per AJ Styles, e sì, sono contento, torno a dirlo, lo sto dicendo tante volte, mi è piaciuto questo match 7,5, perché, torno a dirlo, Ambrose Styles è un buon match, ma allo stesso tempo Ziggler e Miz è un buon match, sono entrambi buoni match, però in Ziggler Miz ho visto più una storyline tipo un è l'heel, un è il face, molto 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 vecchio stampo e vecchio stile, dove era tutto molto semplice da vedere, mentre su Styles Ambrose era tutto più moderno, sia chiaro, nulla contro il moderno, nulla contro il passato negli stili eccetera, però l'altro, ovvero fra Ziggler e Miz, mi è sembrato molto più diciamo con un filo logico, da parte Lil, il face al suo momento, Lil vince anche grazie a una scorrettezza, invece qua che comunque Styles abbia vinto pulito, e ci sta perché praticamente ha vinto pulito, e dall'altra parte è tutto stato molto più torna a dirlo con un filo logico eccetera, ha vinto Lil eccetera, quindi questo è quello che me l'ha fatto relativamente preferire di più, per il resto comunque due ottimi match. Quindi ragazzi, questa era la recensione di Backlash 2016, fatemi sapere voi qua sotto che ne pensate del primo pay per view di SmackDown live, quindi il primo pay per view di SmackDown, devo dire è stato un evento che mi ha fatto divertire, mi ha intrattenuto, sì, e ora tocca a Raw superarlo, perché ora è, sì, c'è competizione, quindi tocca a Raw superare SmackDown, perché ha fatto un pay per view davvero godibile secondo me, torno a dirlo con una grandissima ventata di novità, Becky campionessa, AJ Styles il campione, campioni Slater e Rhino, Miz comunque che si conferma e sta facendo un lavoro fantastico, chissà chi sarà il prossimo sfidante, ci sarà un rematch con Dolph Ziggler perché comunque ha perso in modo sporco, staremo a vedere, Wyatt comunque ha fatto così così, è semplicemente un pay per view che ti fa dire cosa faranno adesso a SmackDown, quindi è sicuramente una cosa molto molto buona, quindi ragazzi fatemi sapere qua sotto i vostri pareri su Backlash 2016, detto questo noi ci vediamo alla prossima, ciao!